giustizia e vi ringraziamo per questo. E questa mattina, giovedì 17 aprile, siamo tornati qua a Trezzo in risposta all'aggressione, diciamo, che c'è stata ai lavoratori in lotta all'LDD proprio qua a pochi centinaia di metri. Siamo tornati con una manifestazione più forte di prima, quantomeno perché abbiamo allargato, diciamo, la lotta e la mobilitazione anche alle altre logistiche per costruire appunto quel momento di unità che proprio i lavoratori stessi loro chiedono, l'unità delle lotte, perché sanno benissimo che solo in questo modo possiamo rispondere a questo sistema delle logistiche, in quanto è proprio un sistema fondato sul neoschiavismo che grazie ai subappalti, alle leggi e ai contratti anche dei sindacati confederali permette che esista situazioni tipo quella che ci troviamo qua di fronte ad esempio all'ND. Sono un operaio di Brignano Girardata, lavoriamo per la logistica di Koenagel, quindi niente, abbiamo cominciato la nostra lotta 2 anni fa, quando ci è stato chiesto di abbassare le tariffe e di fare poche ore, in poche parole. Vogliamo continuare la nostra lotta con i nostri colleghi di altri appalti, quella dell'LD di Trezzo Sull'Adda e anche quella dell'ND sempre di Trezzo Sull'Adda, fanno parte della metro, che rischiano di perdere il loro lavoro cambiando appalti, facendo certi giochetti per diminuire la paga e tutto il resto. Questa mattina niente, ci siamo ritrovati 2 situazioni, da un lato vabbè, chiaramente qua davanti a questo magazzino c'erano, diciamo, 4 blindati e volanti e tutto il resto, chiaramente anche questo con il fatto che volevano intimidire, diciamo, lo sciopero. In più l'azienda ha fatto la sua parte, ieri ha chiamato i singoli lavoratori a uno e chiaramente facendo gli ulteriori, diciamo, pressioni. Si lavora 12 ore come degli schiavi e chi parla, chi dice di no viene buttato fuori. Non voglio i lavoratori questi perché sono organizzati nel sindacato, hanno la loro dignità. Hanno lasciato 160 persone sulla strada senza motivo, perché il lavoro che hanno assunto 160 persone nuove per non pagare tasse per un anno, però approfittano questa legge. Noi lavoriamo tanti anni qua con queste cooperative di 14 anni che loro hanno cambiato, ogni anno hanno cambiato nome di cooperativa per fregare tasse. E noi siamo qua per il nostro diritto, hanno lasciato 160 persone sulla strada. Noi non moliamo, vogliamo il nostro lavoro, il lavoro è dritto per tutti, il lavoro e casa è dritto per tutti. Siamo qua! Per solo soltanto un motivo, è per i nostri diritti, per i nostri diritti, per il nostro futuro dei nostri bambini, per le nostre cose, ci abbiamo tante cose da mantenere dopo 15 anni di lavoro, 10 anni, gente qua, c'è gente di padri di famiglie, c'è gente che sta costruendo il loro futuro, l'hanno buttato fuori come scarafaggi, senza motivo, senza niente, li abbiamo trovati tutti buttati in strada. Cosa fanno? Andiamo a rubare, andiamo a spacciare, magari con questi qua ci incontriamo al giardino, mi beccano. Con le droghe, con il fumo, allora voglio così, con testa alta, meglio, no? Andiamo così, andiamo fino al fondo, lottiamo fino al fondo, lo so che dura, però non molliamo mai, noi andiamo avanti, ogni giorno siamo più forti di più, e non molliamo mai.